Allora, iniziamo, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, perché capiamo che vabbè, l'orario sicuramente non è dei migliori, però purtroppo la sala era a disposizione solo ora e quindi non avevamo molte chance. Comunque ci abbiamo tante chat dove scambiamo le nostre idee, le nostre perplessità. E volevo iniziare ringraziando anche il prefetto, come ho già fatto tramite media, perché in effetti al di là di tante telefonate che gli sono arrivate, appena abbiamo mandato una PEC si è subito attivato e ci ha contattato tramite la segreteria per cercare di capire quale fosse il problema, cosa stava succedendo, perché in effetti all'inizio Vitorchiano non era fra i comuni della lista, diciamo, nera, tra virgolette, quindi il problema forse non era stato abbastanza rimarcato. E partiamo sempre dall'idea comunque che l'acqua è un bene, è un diritto e non può essere negato questo servizio. Noi qualche mese fa ci siamo trovati qui a lamentare l'aumento delle bollette, a lamentare anche l'atteggiamento da parte purtroppo dell'amministrazione comunale, che ha fatto questo passaggio a talete. Anzi, poi dopo ha fatto una riunione aperta quando già la giunta, abbiamo fatto vedere i documenti, aveva approvato il passaggio a talete, però questo passaggio a talete doveva garantire qualcosa e mi pare che non garantisce neanche il servizio dell'approvvigionamento idrico, anzi questa cosa è andata peggiorando. Sicuramente ci sarà la responsabilità di mancati investimenti nel passato. Poi dopo su questa cosa è più, diciamo, informato l'ex sindaco Gemini Ciancolini, che vi può dire un po' anche tramite del materiale fotografico quello che è avvenuto, che sta avvenendo. E ci dispiace di non esserci visti prima, perché ci eravamo ripromessi di incontrarci prima, però abbiamo atteso un attimo anche i risultati delle analisi, perché abbiamo pensato prima di intervenire di capire che cosa stava succedendo, anche perché tutti avete visto che già da fine maggio, credo, cominciavano ad arrivare delle autobotti, quindi ci sono state un po' anche lì delle perplessità da parte dei cittadini, della gente, perché dice cosa sta succedendo, e poi l'abbiamo capito. Però effettivamente le analisi, in particolare quelle dell'acqua che esce dai depuratori, sono preoccupanti, e credo che quando si vede un fenomeno di inquinamento così importante, perché lì quelle acque vanno a finire nel fosso Gaia, quindi vanno poi a finire nell'ambiente, Tevere e poi mare, però ecco, non dobbiamo lottare assolutamente contro l'inquinamento, non si può accettare che i cittadini paghino la depurazione deve essere garantita e invece poi questo non avviene. Qualcuno suggeriva anche giustamente di tornare un pochino a ritroso sulla questione e quindi probabilmente alla fine di questa assemblea la nostra attenzione sarà anche quella non solo di chiedere proprio un incontro con il prefetto, ma anche quello di contattare l'ATO, la regione, perché ora che si venga a dire che nella Tuscia manca l'acqua, che non c'è l'acqua, a me mi viene da ridere, perché ci abbiamo un sacco di laghi, ci abbiamo un fiume, ci sono le acque solfuree del mare. Cioè, c'è stato uno studio effettivo su quello che è il bacino idrogeologico della nostra regione, della nostra provincia? Dove sta? Perché voglio dire, l'agenda 2030 parla chiaro, il punto 6 dice che l'acqua deve essere garantita a tutti, qui stiamo andando proprio in direzione opposta, quindi credo che chi ci amministra dovrebbe preoccuparsi assolutamente di verificare questa cosa, perché io sinceramente rimango molto perplessa, non so voi, qui l'acqua non è mai mancata, ce n'è tanta di acqua, poi che non sia piovuto, proprio il giorno quando abbiamo fatto la riunione qui è venuto giù il diluvio universale, quindi non lo so, forse c'è qualche problema a livello di pozzi, di condotte, di dispersione idrica, che ci sono rotture continuamente, forse è questo il vero problema e quindi è lì che si deve intervenire. Però non con le parole, io credo che la gente voglia i fatti. Adesso è di poco fa, mi pare.
un comunicato, poi questa cosa di utilizzare, scusatemi, Facebook, a me mi fa veramente, non lo so. Voi ci avete tutti Facebook? Io no. No, perché qualcuno giustamente non c'ha Facebook. Ora non dico di mandare in giro il messo con udite udite, però voglio dire, qualche avviso, magari anche cartaceo, comunque non sarebbe male, no? In giro per il paese, uno passa, vede, capisce quello che sta succedendo. Comunque, questi lavori, quando li fa? Forse un po' troppo tardi, cioè meglio tardi che mai. Comunque, anche questo è un discorso che va assolutamente, assolutamente approfondito. Perché gli organi competenti sono chiamati in questo momento a controllare quello che sta succedendo, non possono lasciare i paesi, la gente senza acqua, perché l'acqua è importante, è un diritto. Io fra l'altro dico, ho letto oggi, scusate, io mi ero fatta una scaletta ma adesso non torno mai, sicuramente dimenticherò qualcosa, ma poi dopo l'intervento di Gemini sarebbe auspicabile un dibattito, così ci scambiamo un po' di idee e soprattutto se riusciamo a stilare un documento o qualcosa per poter poi continuare questa battaglia, che non è, ripeto per l'ennesima volta, una battaglia politica, perché il Comitato di Val Verde è nato proprio nello statuto a difesa dell'ambiente. E se noi non abbiamo rispetto per l'ambiente, che l'ambiente non può difendersi, al di là di questi cambiamenti climatici che ci sono, che poi si riflettono sulla nostra vita quotidiana, se noi non rispettiamo l'ambiente non rispettiamo neanche noi stessi, perché poi ecco quello che succede, chiaramente. Comunque dicevo, sarebbe auspicabile appunto un documento, un qualcosa da delle domande da sottoporre appunto a chi di dovere. E dicevo, leggevo oggi sul giornale, sul Messaggero, dice, a proposito di Vidocchiano, l'aumento demografico. Guardate, questa è la prima cosa che mi ha chiesto il segretario del prefetto. E io gli ho detto, qui è da 10 anni che non c'è aumento demografico, anzi siamo in calo. Siamo in calo. Siamo in calo qui, siamo in calo ovunque, la nostra provincia sta andando in calo, perché poi, per assurdo, se voi vedete proprio il Messaggero di oggi, dice i ragazzi scappano, adesso sentivo che un mio ex alunno è fuori, è lontano, sta in Piemonte mi pare, mio figlio sta in Emilia Romagna, cioè i ragazzi non ci stanno purtroppo qui spesso e volentieri perché cercano lavoro e sono costretti a emigrare. Quindi, ma non parlo della Tuscia in genere, quindi questo è un discorso, non ci sono i bambini, il prossimo anno ci saranno 2 classi in meno di materna. Come fanno la scuola nuova? Allora, ecco, il discorso, quello dolorosissimo, che è l'unico spazio verde che era rimasto appunto, e uno dei punti del programma di questi amministratori era il verde, infatti non si capisce dove. Forse lì dai frati che adesso fanno un mega, non lo so, non si sa. Però qui da noi non c'è nulla, si fa una nuova scuola a 5 milioni di euro e sorge, lo dovete sapere ridire, il nido sorgerà davanti alla cava. Quella era una zona dove non si poteva costruire. Siccome hanno ottenuto i permessi, questo lo vorremmo sapere. Perché nella box della Regione Lazio le osservazioni dei cittadini non c'erano, non erano state caricate. E i cittadini che hanno fatto ricorso al TAR, ricorso al Consiglio di Stato, si sono sentiti dire che non sono portatori di interesse. Quindi, conseguenza di tutto ciò, possiamo pensare che in Italia l'articolo 24 della Costituzione forse lo stanno per abrogare. Questo è quello che si pensa. Comunque, non serve, avrebbero fatto meglio a fare una cosa per i ragazzi che lamentano appunto di non avere uno spazio per giocare. I miei nipoti oggi stanno a casa della signora qua, cioè non ci si vede nei nostri giardini, però gli spazi da condividere con i bambini, io non lo so, sono veramente limitati e questo non va bene, perché effettivamente
il discorso delle aree a servizi sarebbero assolutamente utilissimi. Però ecco, dicevo, non si giustifica il problema della carenza idrica con un aumento demografico. L'aumento demografico non c'è. Fra le osservazioni a proposito del polo, alcuni cittadini, alcuni consiglieri di minoranza hanno detto anche questo: ci sarà un problema di approvvigionamento idrico? Io ho qui le osservazioni, le controdeduzioni. Vi posso leggere testualmente cosa dice il RUP in merito all'approvvigionamento idrico. Si fa presente, questo pochi mesi fa, il documento del Comune, che attualmente non sono stati evidenziati criticità sulla rete idrica nella zona in via Gran Paradiso, evidenziando che la diramazione dell'acquedotto comunale in tale via serve solo edifici che si affacciano su di essa e la sezione della tubazione di 50 mm risulta idonea, infatti non c'è molto l'acqua, anche ad ulteriori utilizzi, ma anche qualora, qui, sì, ma anche qualora, qui è poetico, non fosse sufficiente la portata attuale, si precisa che, dentro, che sulla provinciale SP21 è presente la dorsale principale dell'acquedotto comunale, che infatti non basta manco per le case, ad una distanza di circa 35 metri che permetterebbe un'ulteriore possibilità di collegamento sopperendo facilmente ad eventuali deficit di approvvigionamento. Giorni fa qualcuno li ha fotografati, noi abbiamo con la chat del comitato, che annaffiavano, quindi voi niente acqua dentro le case, ma lì il cantiere, che è tutto cemento, per fortuna non c'era cementificazione, annaffiavano tutto spiano, con probabile acqua potabile, perché lì è stato fatto un allaccio da fuori casa. Non so se conoscevate il povero signor Giancarlo Capotosti, che abitava lì, lì fuori casa della signora, tanto che una signora più la sottoscritta, quando abbiamo detto a questi, dice, ma che state a fare? Ci hanno mandato a quel paese subito, nella serie non c'era che ci pare, perché tu stai mettendo mano, non ci avevano un tesserino, non erano della telefono, non è niente, sta mettendo mano alla tubatura dell'acqua potabile, io te vedo e penso che non va bene, non è che c'era lavori dell'ufficio comunale, qualche cosa, non c'era niente. E lì penso che l'acqua che stanno utilizzando, immagino che sia acqua potabile, perché l'acqua, che acqua è? E non c'è il contatore, perché l'abbiamo cercato, perché mentre perché questo ritorna al discorso del prefetto, che ha detto vedremo se ci sono degli allacci abusivi, eccetera. Ma andate a vedere tutta l'acqua che si perde per strada, che è una marea. E quindi ecco, io penso di aver detto tutto, di aver riassunto tutto, e vi ringrazio di nuovo e lascio la parola all'esperto Acquarolo, che è un domande. Sinceramente che sono un po' deluso, perché se io mi sono riavvicinato e faccio parte del comitato, perché se scendo a Vitrocchiano mi fermano in tanti e mi dicono e qui e di là e di sopra tu bisogna che ti impegni, poi facciamo quello che poi adesso vi diciamo quello che abbiamo fatto e poi quando diciamo di venire, perché dobbiamo prendere delle decisioni importanti, perché stasera vanno prese delle decisioni importanti, perché se no la situazione dell'acqua non si risolve, siamo qui. In tutti i modi io m'ero preparato una sintesi di quello che è il comune di Vitrocchiano dal nostro Gonfalone, che nel Gonfalone è adornato da un ramo di quercia e da un ramo di alloro, che significa radici profonde e soprattutto onore. E se uno va a leggere il libretto che riguarda il Gonfalone, dice pure che i cittadini di Vitrocchiano sono cittadini da un cuore nobile e generoso. Io da queste parole parto perché Vitrocchiano è veramente, si rappresenta in questo Gonfalone, perché se voi pensate quanti comitati ci sono, che a centinaia di persone, perché sono centinaia di persone,
danno il loro tempo libero per fare la sagra del cavatello, per fare il peperino, per fare la Beata Gabriella, per fare tutti i vari, i Sant'Antonio, tutti i vari. Io poi volevo dare un apprezzamento speciale per il comitato dei carri che si chiama Cultura, cultura e Carnevale e Cultura, perché hanno dovuto cambiare, perché la legge dice che si dovevano mettere a posto, insomma hanno fatto questo, diciamo, Carnevale e Cultura. Se voi avete visto quello che sono riusciti a fare in questi giorni di sabato e domenica sotto un sole battente, invece saranno state 50 persone, da un'idea di un giovane, perché questo va sottolineato, è stato un giovane che ha lanciato questa idea, e hanno portato la tradizione che da anni, come viene macinato, come viene fatto il grano, come viene fatta la farina, come viene fatto, persone meritevoli di tutto. E l'amministrazione comunale si fregia di questi comitati, perché questi comitati tengono alto l'onore di Vitrocchiano, perché ci conoscono dappertutto per queste grandi iniziative culturali e interessanti. Se poi andiamo a vedere quello che fa l'amministrazione comunale sul discorso, noi ci eravamo lasciati sul discorso dei depuratori, abbiamo sentito perché noi paghiamo tutti nella bolletta già salata della Talete anche il costo della depurazione, e noi controlliamo da circa un anno e qualche mese, perché qui il nostro artista fa ogni 3 mesi le foto dei depuratori che ci abbiamo qui, le foto dei depuratori sono più di un anno che sono ferme. Ma non è che solo il depuratore che sta giù a valle sotto la rupe, perché voi dovete anche la rupe, intorno alla rupe, dove ci sono i discendenti delle case, sotto c'è un tombino, che questo tombino con la forza dell'acqua nera che scende si sono rotti e stanno mandando l'acqua intorno alla rupa e inquinando la rupa. Ma soprattutto abbiamo fatto le analisi prima dell'acqua, perché vedevamo che veniva con il camion e nessuno diceva niente se questa era buona, se questa era chi diceva che la portavano via. Io sono andato a vedere, nessuno la portava via perché l'acqua mancava. Abbiamo visto che dalle fontanelle, non so se riesce a mettere anche questa, noi dalla fontanella, che abbiamo chiamato una dottoressa per fare l'analisi, non è che l'abbiamo fatta noi, e le analisi sono nella norma. Poi può succedere che qualcuno riempie il bicchiere o la bottiglia e trova dei fondi neri, perché quando si fanno tutte le rotture che ci stanno, c'è che ci va anche la terra. Quindi da questo argomento che noi ci eravamo presi insieme a voi per vedere se c'è la possibilità di fare un'azione per recuperare la mancata depurazione, perché tutti i depuratori sono in queste condizioni, anche questo in località Dolomiti, che l'hanno sistemato, c'era una tramoggia che portava sulla robaccia delle acque nere, dopo 15 giorni si è fermata, non ci ha messo più mano nessuno. Un dirigente del lato, dottor Daniele, una volta in nostra presenza ha guardato questo depuratore che sta lì, dice questo macina solo l'acqua, dice poi c'è un tubo così che va giù al fosso Gaia, quindi l'acqua del fosso Gaia è inquinata da qui in cima a Pallone, giù in fondo, che poi dopo va a Lavezza, poi va al Tevere e così via. Quindi noi siamo una fonte di inquinamento a livello generale. Questo è quello che ci eravamo lasciati e che dovevamo decidere. Poi è sorta
il problema dell'emergenza dell'acqua che abbiamo fatto con il comitato e con la presenza qui delle persone del comitato, perché non ci sono nato da solo a questo incontro. Abbiamo chiamato un tecnico che poi mi ha autorizzato anche di dire il nome, che si chiama Scimmi Franco, che è della Triver Pozzi e che ha lavorato a Bitorchiano e ha analizzato tutto il territorio e ci ha segnalato quali erano i problemi e ci ha detto che a febbraio, che a settembre o a marzo, non ricordava bene, se a settembre o a marzo dello scorso anno, su quel posto che c'eravamo anche noi, aveva fatto un incontro con i dirigenti della Talete e qui gli aveva detto che la situazione dei pozzi era drammatica e che ci saremmo trovati in questa situazione. Quindi non ci deve inventare niente nessuno, perché lo sapevano. L'amministrazione oggi dichiara su Facebook e su queste cose quello che abbiamo dichiarato sui giornali, che c'è da cambiare la pompa, che c'è da fare questo, che c'è da fare quest'altro. L'ha dichiarato oggi quando noi abbiamo fatto l'esposto alla procura, l'esposto alla prefettura, sia per l'inquinamento e sia per la mancanza d'acqua, perché l'acqua è un diritto. Non è possibile che venga tolta la sera, perché togliendola la sera per riempire i bottini, quello significa togliere un servizio, e per togliere un servizio necessita o di una ordinanza straordinaria che deve fare il sindaco, perché di queste cose è responsabile sia penalmente che civilmente il sindaco. Non ci sono altri responsabili, anche se l'acqua è stata data a Talete. Se l'acqua è avvelenata ne risponde il sindaco, se i depuratori sono in quelle condizioni ne risponde il sindaco, e il sindaco deve non ascoltare solo l'altro sindaco che gli dice quello che deve fare, perché qui a Bitorchiano viviamo in una situazione drammatica che neanche in Sicilia, che noi viviamo, che ci sono persone non elette e che comandano al comune di Bitorchiano, che fanno i bilanci, che comandano, che danno l'ordine. Hanno trovato due ragazzi dei carri dentro il capannone, la cacciati via. Una persona che non c'ha niente di incarico, sono stati, lo possono dire, nome e cognome, la cacciati via da capannone. Però al di là di questo, rientriamo sul discorso di cosa. Noi abbiamo chiamato questo esperto e ci ha detto, noi ci siamo incontrati il mese di settembre-ottobre, non ricordo, io ho spiegato qual è la situazione, perché i pozzi ormai, cominciamo dai pozzi Trucca, che sono, segui quei tre, ecco, qui ci sono due pozzi, è in alto qui, sono due pozzi, uno tira fuori 0,50 al secondo, un altro 3 litri al secondo. Poi andiamo sulla parte, quella più interessante, che è quella lungo la strada Piangoli, ci sono tre pozzi. Un pozzo è proprio, diciamo, se non secco, ma ci siamo. C'è un pozzo, il primo pozzo fatto, che si chiama Bachigo. Se voi vi ricordate, Bachigo era anche un mio zio, e gli aveva indicato quel pozzo, e quel pozzo ancora mantiene. Poi c'è il secondo pozzo, che si chiama, ricordatemi il nome, perché Spinaceto, perché poi c'è Spinaceto 1 e Spinaceto 2. Spinaceto 1 non c'è niente. Spinaceto 2, quando è stato fatto, invece di trovare il peperino, hanno trovato una falda lavica, e sotto la falda lavica hanno trovato un domo
loro la chiamano tecnicamente un domo, ma è come un lago e sotto c'è l'acqua, in modo che potrebbe soddisfare Vitorchiano e anche qualche paese limitrofo. Allora, che significa? Significa che oggi nel pozzo 2 c'è una pompa, perché prima i pozzi si facevano di un certo diametro e tira fuori 11 litri, ma facendo un pozzo a 2 metri, 3 metri, non è che dà tanto di distanza, dove è possibile, più largo, di diametro più largo, mettere una pompa di 50 cavalli, sarebbe risolto il problema dell'approvvigionamento idrico di Vitorchiano. Queste cose che vi dico, noi le abbiamo scritte, le abbiamo mandate scritte anche al prefetto, le abbiamo scritte alla procura, quindi non abbiamo paura di dirle se il sindaco o qualcuno ci dice che l'uomo cattivo che ha lasciato chissà che cosa, io sono la bestia di Vitorchiano, dice queste cose, non so bene. Queste sono le realtà. Queste a settembre dovevano essere risolte per il bene dei cittadini. La Talete non le risolve perché non c'hanno lira, perché non gli danno neanche un attrezzo, neanche un pezzo che possa fare. Quindi si deve fare un compromesso, e noi scriveremo anche alla Regione, un compromesso con il Comune, dove il Comune dice: vediamo di trovare una soluzione, non facciamo stare l'acqua senza acqua ai cittadini. L'amministrazione potrebbe anche ipoteticamente, perché poi ognuno pensa, quello, l'amministratore pensa quello che crede meglio, ma se io fossi un amministratore io realizzavo subito il pozzo, poi i costi li scalavo mensilmente, perché il Comune di Vitorchiano adesso paga mensilmente la rata dell'asilo, la rata di tutti gli approvvigionamenti d'acqua che c'ha del Comune, anche le fontane, e sale a una cifra di 7-8 mila euro a mese, se non di più. Quindi mensilmente rientri di quella cifra, però i cittadini vengono forniti di acqua. Adesso, solo oggi, è uscito su coso Facebook, che poi io non ci smanetto mai, dicono queste cose, ma non è che dicono che le fa il Comune o che le fa qualcuno, dicono che tocca intervenire prima possibile, hanno scritto una lettera alla Talete, che poi dalla lettera che hanno scritto sapevano già questa cosa, perché dicono che certi lavori in questi momenti non si possono fare. Quindi il discorso di fare il pozzo a fianco si può fare, però sempre la persona esperta ci ha suggerito che nel pozzo 2 e nel pozzo di Baghigo si può mettere una pompa più grande che va sempre dentro, dentro questi pozzi che hanno questo diametro, e potremmo agevolare e risolvere quasi certamente il problema dell'acqua immediata. Ma a settembre si deve fare immediatamente il pozzo a fianco e mettere una pompa di 50 cavalli, che allora avremmo risolto definitivamente questo problema. Se c'era tanta gente, noi potevamo decidere e gli potevamo mettere paura, perché gli dicevamo che se non facevano questi lavori noi non pagavamo più la bolletta. Tutto Vitorchiano doveva prendere questa decisione, non pagare la bolletta dell'acqua fino a che non sono riparati tutti i pozzi e non sono messi in modo, perché l'acqua ce l'abbiamo, tanta e buona. E non è possibile sentirci dire che siamo stati costretti dalla Regione a dare per forza l'acqua alla Talete. Primo, perché ci sono paesi ancora che l'hanno dato. Secondo, se ero io il sindaco, quando la Talete mi veniva a chiedere l'acqua e i depuratori, perché poi ancora non si sa se i depuratori sono della Talete o sono del Comune, perché il Comune
ha tirato fuori 80.000. Circa 80.000. 80.000 euro per la manutenzione, e le sta pagando ancora il comune, non si capisce. Quindi dovremmo capire bene, qui non possiamo essere precisi come possiamo essere precisi sull'acqua, perché ci siamo informati da persone sicure, che anche la Talete, perché il signore Scimmi è anche lavora anche per Talete. Infatti io, quando mi sono preoccupato di telefonare, di dire, ma io posso dire ai giornali, posso dire ai cittadini, dice, basta che dici la verità, se tu dici la verità io non ho nessun problema, basta che non dici altre cose. Io ho detto la pura verità, qui ci sono altre persone che possono testimoniare quello che sto dicendo io, che noi abbiamo l'acqua a quantità, la dobbiamo solo captare, essere capaci di captarla, di fare i lavori prima possibile. Le pompe ci vuole un giorno per cambiarle, quindi in un giorno potremo pure soffrire se cambiano le pompe, ma poi per il pozzo ci vorrà una settimana, ma a settembre il pozzo potremo soffrire una settimana, ma va cambiato e va messa la pompa che ci permette di stare tranquilli, perché l'acqua c'è, perché dal 2001 non hanno fatto più niente. C'era un operaio che da 20 anni ce l'abbiamo messo noi a seguire giorno e notte, mattina e sera, l'acquedotto e i pozzi si andavano e venivano. A questo operaio l'hanno minacciato, gli hanno detto non ti devi avvicinare più alle pompe e al serbatoio. Fino a che c'era lui, era in grado di spengere o accendere e mandare l'acqua al serbatoio che era più basso. Scusate, la mia cognata. E quindi questa persona era in grado di equilibrare, infatti fino a che c'è stato lui equilibrava, non c'era stato bisogno dei camion, perché poi la Talete, se vengono i camion, non gli frega niente, perché non le paga lui, non le paga la Talete. I camion dell'acqua che vanno per i comuni, c'è un fondo regionale e li paga la regione. Quindi se la Talete, noi siamo, ci vengono 10 camion al giorno, che ne può fregare di meno, perché non li paga lui. Quindi noi stiamo in una situazione che poi dobbiamo fare pure una scelta, dobbiamo mettere un legale con le palle e la Talete con quello che ci sta a fare, cacciarla via, perché non è una azienda che ci garantisce. Da quando è entrata, l'unica cosa che ha fatto, ci ha aumentato l'acqua. Quando dicono non arpiate i giardini, e conviene annaffiarli con l'acqua minerale, no, con l'acqua della Talete. Qui l'unica cosa che stanno a fare, a mettere contro, infatti siamo pochissimi, perché stanno a mettere contro cittadini contro cittadini, perché il cittadino, se voi leggete sul web, quello lava la macchina, lava il camper, quello annaffia i fiori, quello annaffia quello, ci stiamo facendo la lotta uno contro un altro, alla barba dei loro. Avete capito? Io questa cosa, la Lucia mi ha detto che non ve la devo dire, ma io ve le dico. Perché in questi giorni, ieri o l'altro ieri, gli è apparso uno scritto dell'Insieme per Vitocchiano dove dice non è che c'hai problemi dell'acqua, c'hai problemi che sono riapparso io, quello che ha lasciato i debiti, quello che ha rovinato il comune. Ma non dice che quando io, con tutta la giunta, non io solo, però so io, e non c'ho problema, io rispondo al sindaco e rispondo alle persone, quando ho lasciato questi debiti, i signori che sono nati in comune sono nati alla cassa depositi e prestiti, perché se i soldi che stavano in disavanzo pubblico erano stati spesi male, venivano a carico
della giunta comunale e degli impiegati. Loro se ne sono fregati di questa cosa. Se sapete che gli ha detto la Cassa Depositi e Prestiti, e loro non lo dicono mai, infatti io sono deciso di mettere un avvocato e denunciarli per diffamazione e chiedere anche il risarcimento, perché sono stufo. Gli ha detto, quella alla porta e andate via, perché questi soldi sono serviti per investimento o ditemi perché altro. Quando gli hanno detto con i documenti so per investimento, gli ha detto accomodate. Questa cosa non la dicono. Quindi noi, come tutti, come tanti comuni hanno lasciato un debito pubblico, non abbiamo lasciato un comune allo sbando. Anzi, e mi meraviglio, una signora vicino a loro ha detto gli abbiamo lasciato una Ferrari e ci hanno ridotto una 500. Avete capito? Qui ci hanno ridotto una 500. Noi adesso non possiamo entrare oggi nel discorso del polo, perché nel polo anche noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo detto che si dovevano spendere i soldi 5 milioni che erano capitati per Pitocchiani, ma spenderli in un altro modo, mettere l'asilo nido a fianco alla scuola materna esistente, perché nella scuola materna esistente sono stati spesi 1 milione d'euro per fare l'antisismico, per alviarla, per verniciarla, per fare tutto quello che c'era necessario di fare. A fianco c'era già il progetto, perché quando siamo venuti via, che era scaduto il mandato, la regione aveva approvato l'asilo nido. Il sindaco che è venuto dopo, quello fantasma che si sa manco come si chiama, e non l'ha fatto, perché ogni contributo che mette la regione, il comune deve mettere un contributo suo, che prendi alla Cassa Depositi e Prestiti. Poi gli abbiamo suggerito di fare come una sala, come questa, che i bambini dell'asilo potessero, e anche i grandi, potessero fare delle riunioni e lì potessero fare delle attività, quando è Natale, quando è Pasqua, fanno sempre le recite, ci vanno i nonni, ci vanno tutto. Nell'asilo attuale non ci può andare. Poi abbiamo detto, nella scuola elementare mancano 3 aule, manca la mensa, facciamo le 3 aule e la mensa. Tabula rasa, tutto quello che è stato scritto, come ha detto Maria Grazia prima, le nostre deduzioni che abbiamo fatto l'hanno prese in anzi le hanno nascoste. Voi dovete capire che hanno fatto carte false, e io non ho paura di dirlo, perché gliel'ho detto all'architetto qui davanti al bar, gli ho detto che dovresti vergognare quello che hai fatto. Dice sono solo problemi tecnici. Dire che il terreno verde è di un privato e invece dire che è del comune è solo un errore tecnico. Togliere il vincolo della cava, che stava a 500 metri, e mandarci i bambini, tutti noi avremo i nipoti che mandiamo i bambini nella scuola dove possono respirare polveri sottili. Non gli frega niente, loro fanno un asilo di 200 persone, quando l'asilo attuale le contiene 130-136 e adesso ci vanno 76 bambini, perché non ce so di più. Quindi valutate voi se noi siamo di quelli che non vogliamo la scuola e di quelli che vogliamo dilazionare le spese, perché poi i soldi del PNR, che tutti ne parlano, nessuno dice che il 30% è a fondo perduto. Il 70% lo devi dare negli anni indietro alla comunità europea. Non lo dico io, lo dice la legge. Però loro si salvaguardano di questo. Loro vogliono spendere 5 milioni. Qui l'unici che si stanno a fare il mazzo e prendono
le malvolenze, specialmente le intimidazioni del sindaco, di un assessore che dice solo bugie, che voi dovete pensare che questo assessore non ha firmato nessuna giunta che si parlava di nessuna delibera che si parlava del polo, e in consiglio comunale si è astenuto dicendo che le cose fatte in fretta possono venire male, e fa parte della giunta, non è che fa parte di un altro mondo. Qui l'unici che si sono occupati dell'acqua e che hanno preso una posizione è stata la Lucia, e anche, ci dispiace che non è venuto, Centola. Poi gli altri o si sono astenuti o si sono detti questo. Non c'è nessuno con le palle che gli dice avete rotto, che qui bisogna fare questo e quest'altro. Noi glielo diciamo, noi andiamo avanti alla procura, andiamo avanti a tutto, l'abbiamo fatto le denunce. Ci denunciassero, perché magari mi denunciassero, così andiamo veramente in tribunale e diciamo quello che sta succedendo a Vitorchiano. Che a Vitorchiano è un paese del sud, tanto adesso con la divisione delle regioni siamo già catalogati al sud, ma siamo al sud perché c'è ci sono persone che hanno paura, non so di che, hanno paura, te ballano a voce bassa, e poi perché hanno paura che li sentono gli altri. Ma è possibile vivere in un paese, come l'ho definito prima, dove centinaia di persone tengono a galla questo paese nell'immagine, che se fanno un mazzo così tutto l'estate per Peperino in Fiore, per la Notte Rosa, per la grande iniziativa che è stata fatta della Trebbiatura, io non so se l'avete vista, ma ci ha portato indietro negli anni. Bellissima. È stata una cosa unica. Poi ci sarà la Notte Rosa, poi ci sarà la Sagra del Cavatello, ci saranno le altre sagre. Chi tiene a galla l'immagine di questo paese? Sono queste persone. Lo sapete, a questi comitati, l'ultima cosa che ve la dico proprio con passione, perché ve lo devo dire, al comitato di San Michele ultimo e in quelli, in quest'altri comitati anche nel passato, gli danno l'ordine di andare a pulire i bagni, i cessi pubblici, li devono andare a pulire i comitati che fanno le feste. Solo per questo è una vergogna, perché un comitato, un cittadino, una persona che offre il suo volontariato, fa i sacrifici con la famiglia, e poi gli dici io vado a pulire il bagno. Quando è per legge che tu i bagni li devi pulire tutti i giorni? Tutti i giorni! Invece sono chiusi, sono aperti solo quando ci sono le feste. E il comitato? Sì. No, sì, mica sto a dire le bugie. Ma lo so! Ci sono tutti i comitati che le possono dire. Devi comprare questo, le sapone, devi comprare la varichina, devi comprare la carta igienica, non ti dimenticare. Tiri la scopa e vai a pulire i bagni. Tocca pulire, no? A voi. Siete persone intelligenti, siete persone che capite. Io penso che un'umiliazione simile non si è vista in un altro paese. Non si è vista in un altro paese. Vediamo che si può fare l'acqua. Ecco, l'acqua dobbiamo fare, dobbiamo decidere noi. Speriamo che abbiamo fatto richiesta di intervenire con il prefetto per dire che è vero che ci sono delle situazioni idriche e hanno chiamato 9 paesi, ma ogni paese ha la sua struttura. A Vitorchiano, se fanno questi lavori immediati, l'acqua non manca. L'abbiamo fatto, ho detto, alla procura, l'abbiamo messo sul messaggero. Però nel paese ce l'hanno. Noi che siamo qui, io che poi sono l'ultima su, io la sera mi devo lavare con le bottiglie. Io la mattina alle 6 mi alzo e prendo l'acqua e la metto a scaldare al sole. Ma guarda, ma gli pare bella sta cosa? Guardi, c'ho pure i bambini. Guardi, io sto nelle stesse condizioni sue. La signora c'ha il genero che parte alle 5:30 della mattina e va a Roma e viene alla sera alle 10. Deve andare a casa sua a fare cosa, no, perché no, lo fa al ministero, o al ministero la barba, la cosa, perché non la può fare Vitorchiano. Non è che vi devo dire cose che sappiamo tutti.
Il problema è solo che noi qui siamo da, io l'ho lanciata la colpa. Noi andremo, chiameremo anche la Talete, chiameremo il sindaco, chiameremo la prefettura. Però la Talete è salata, perché siamo andati a certe bollette e non c'è il servizio. Gli diremo o sistemate questo, immediato cambiando le pompe, a settembre fate il pozzo a fianco a quello. Ma chi le fa sta cosa? Noi glielo diciamo, deve fare la Talete. Come la Talete lo fa? Se non lo fa la Talete, deve fare la regione. Allora, scusate, io adesso non lo so, cercando un po' di riassumere per dar voce a quelle che sono i cretini che sembrano 10 gatti. I disagi che ci stanno. No, cioè, visto che c'è stata questa dichiarazione. Bisogna organizzare qualcosa. Sì, allora, visto che c'è stata questa dichiarazione del sindaco che ha detto che faranno questi lavori, proprio io non lo so, può essere un'idea. In relazione a questo, scrivere proprio. No, chiediamo. Ma non arriva all'acqua. Sì, lo chiudono. Dai. Non possono chiudere, è interruzione di servizio. Fra l'altro all'esposto. Perché hanno messo il disco. Quindi. No, fra l'altro, va bene, puoi dire, vabbè, certe cose dice che non abbiamo cercato il confronto, ma quando io ti scrivo le osservazioni e tu non ti vieni neanche a incontrare con i cittadini, l'assessore ai lavori pubblici quel giorno non è venuto, aveva paura? Non credo, mi pare che siamo tutte persone molto... C'è preso due. No, voglio dire, siamo tutte persone tranquille. Però io pensavo che ecco anche questo di discorso, perché c'era quell'operaio santo che gestiva Gianni, adesso no, c'è Gianni stasera ce va a chiudere, c'è all'ordine. Senti Gianni, quando hanno visto la situazione proprio no, vabbè, perché c'ha altri impegni, scusate Gianni, quando hanno visto che non era più per loro governabile, perché loro avevano messo i sensori, gli bastava mettere i sensori, ma quando i sensori ti dicono che c'è più l'acqua, è troppo d'acqua. Quando metti i sensori e i sensori ti dicono che c'è più acqua, tu non puoi fare più niente, perché devi chiamare l'autobotte. Invece Gianni adesso l'hanno chiamato, Gianni è riuscito a cercare di mantenere l'acqua nel serbatoio questo qua giù, e lassù hanno deciso autonomamente di chiudere l'acqua la sera, quando questo è una cosa che non prevede la legge, perché tu interrompi un servizio pubblico. C'è un reato. Quindi questo è un reato, questo deve essere, almeno se non c'è una cosa, una ordinanza del sindaco. Queste stanno, così stanno le cose. Allora adesso noi studieremo quello che possiamo fare, perché sia la regione, sia alla prefettura e sia con la Talete, e poi secondo quella regione vi richiamiamo, invece di chiamare per qui, vi chiamiamo nella sala consigliare del comune. Proviamo, vi chiamiamo nella sala consigliare del comune, però ci avete da venire, perché se non ci venite, che se ne troviamo quattro, noi è inutile che alziamo la voce, perché no, se c'è qualcuno che anzi vuole collaborare, ben venga, perché penso che il prossimo step sarà proprio quello di scrivere nero su bianco, coinvolgendo anche la regione, perché voglio dire, il bacino idrogeologico è quello della regione Lazio. Questo dovrebbe fare l'emergenza sanitaria. Anche, noi siamo la madre, si può scaricare. Allora, c'è qualcuno che sarebbe disponibile a venire anche presentare al prefetto? Il prefetto siamo rimasti, dico la segreteria del prefetto, siamo rimasti appunto che gli avremmo fatto sapere, anche perché poi è venuta fuori la questione dell'inquinamento, che io non la sottovaluterei, perché quella è veramente... La striscia la notizia o proprio metterla bene... Allora prima è stato detto una cosa interessante, sputtanare proprio che praticamente la Sicilia, forse in Sicilia, no?
perché io a volte ho avuto questa sensazione, cioè del non solo l'atteggiamento a volte dei cittadini che ti lascia perplesso, ma anche tutto quello che c'è dietro. Per cui mi pare che questa nostra Tuscia sia terra di conquista di... Ecco, io ho avuto questa sensazione più di una volta, non solo io, temo. Però effettivamente se riusciamo a disseminare il tutto, ad essere più numerosi, più convinti, più sicuri, un incontro col prefetto lo possiamo chiedere senz'altro, perché... Anzi, proprio alla luce delle dichiarazioni del sindaco, perché se tu sai che c'è l'acqua e l'acqua non me la dai, non ho capito, ma o la talete, cioè un incontro anche aperto, una seduta. Ma tutto, perché allora il depuratore le pagamo, dopo che le pagamo poi non funziona. Le foto stanno lì, le avete viste. Cioè, i soldi allora le analisi, cioè ci sono le analisi. Ci stanno questo, altro che aumenti, ci stanno. La monnezza dice che ma poi anche dal punto di vista morale, dal punto di vista morale, sapere che tu stai inquinando, sapere che tu mandi dei bambini davanti a una cava, cioè dal punto di vista morale, io mi domando questo. È vero che non ci interessa, perché quello che viene sempre, che comanda il mondo, sono i soldi, e quindi mettiamo da parte tutti i principi. Per cui io ho detto questo al segretario del prefetto, io ho fatto l'insegnante per tanti anni e per tanti anni ho sempre insegnato il rispetto per le istituzioni, però sinceramente forse ho sbagliato, che mi viene pensato questo. Vabbè, comunque, queste... adesso riprendo il discorso della mondezza che è aumentata. Lo sapete che dicono a quelli che vanno io in giro? Io ho la casa, non butto una la monnezza e pago di più. Agnelli, io gliele sbatterei. C'è stata, c'è stata una signora, c'è stata una signora che almeno mi si è rivolta a me, è andata in comune, gli ha detto perché mi avete aumentato l'acqua. Hanno preso un foglio, dice, dico la monnezza. L'immondizia, hanno preso un foglio. Gli hanno detto perché il governo ci ha detto di aumentare l'acqua. C'hanno sempre e invece, loro, invece no. Questa è un'altra bugia, perché è vero che c'era un blocco da parte del governo per gli aumenti delle tasse e cose. Però il governo ti dice che puoi aumentare, non ti dice che tu hai aumentato dell'8%, potresti aumentare dell'1%. Il comune di Civita Castellana l'ha abbassata dell'8%. Noi siamo bravi. Noi sono 9 anni, 10 anni che uno con il sorriso ci dice sempre abbiamo aumentato la raccolta differenziata. Siamo i più bravi della Tuscia. Dicono siamo bravi a fare l'indifferenziata, però non ci dividono. Apposta. Se le dicono loro. E allora la raccogliamo le firme. Però ci avete d'aiuto a tutti. Ci avete d'aiuto a tutti, perché sennò a noi ci dicono, ci targano, che siamo sempre stessi. A parole non famo niente, non cambia parole non famo niente. Apposta. Ma non scrive. Oh, guarda che noi ha scritto. Ma guardate, noi successo, se c'è stato questo incontro col prefetto è perché il prefetto è stato pressato in primis da noi, perché la PEC che abbiamo mandato, che erano 4 righe ma intense, hanno immediatamente, a me non mi è mai successo, io ero a casa, ve lo posso dire pure, di Mara Porroni, che mi dispiace oggi non è venuta, è arrivata la telefonata, ho visto che era il numero della prefettura che è 331, una cosa del genere, Patrice, parlo con la, dice sono il segretario del prefetto, abbiamo letto, cioè si sono, almeno se qualcosa si è mosso è perché non siamo stati zitti. Io sono sempre dell'opinione che bisogna quantomeno parlare, ma cioè voi, io sono proprio il contrario procura, di quello che è la però spieghi pure, sì. Alla procura noi abbiamo fatto l'esposto sia per quanto riguarda le cose, i depuratori, pure l'inquinamento, ci abbiamo accosato le analisi e le fotografie che ha fatto lui, e gli abbiamo detto anche questo. La procura c'ha i tempi suoi, perché la procura non è che in una settimana... La procura a Viterbo è la maglia nera d'Italia. La procura c'ha i tempi suoi, anzi
il signore che mi ha preso la denuncia ha detto: poi le farò sapere se viene archiviata oppure no. Questo è il dramma d'Italia. Hai capito qual è la situazione? Fai una strage, uccidi 50 persone e poi l'archiviano. Poi l'abbiamo mandata alle candidate. La signora ha parlato per due giorni con Teleroma, noi cerchiamo per parlare con il messaggero. Io sono stato una settimana a cercare il direttore, c'avevo il telefono, gli scrivevo ma non mi rispondeva. La redazione, le telefonate, era chiusa, gli impiegati, i giornalisti, così, l'hanno chiusa. Adesso abbiamo trovato una persona che siamo riusciti, domani dovrebbe uscire l'articolo, siamo riusciti a fare l'articolo al messaggero. C'è chi invece con i soldi a Tuscia Web, a quello, a quell'altro, gli fanno i titoloni così, perché qui non è che ci sono i giornalisti, ci sono i giornalari che secondo che paghi io te pubblico. Hai capito com'è l'Italia? Ma, e come sta? Guardate, un'ultima cosa, proprio poi vi lascio. Abbiamo scoperto che poteva essere aperta una seconda farmacia qui a Pallone, già da qualche anno. E questo non è stato fatto. Ci mettiamo a fare altre cose che non servono. E poi ecco la cosa grave, io credo, è queste vessazioni, no? E il fatto di voler passare sempre per quello che non siamo, perché io credo che comunque c'è solo molto desiderio di lavorare per la collettività, insomma, per la comunità. Ma le Iene forse meglio, perché Striscia la Notizia è così come a Iene. Sì, no, noi andremo avanti senz'altro, cioè io sono rimasta esterrefatta. Dai che dicono quanto hanno speso per l'avvocato, hanno preso un avvocato ai Parioli che doveva prendere 4.000 euro, cioè non si capisce com'è che poi dicono che hanno speso 20.000 euro per l'avvocato ai Parioli. Un avvocato bravissimo hanno preso, perché a noi hanno detto che non siamo portatori di interesse, quindi io penso che abbiano trovato il massimo. Poi lì pure io dico, mi sa che questa è la succursale della Sicilia, io mi dispiace di questo, però temo che sia questo. Quindi veramente tu lotti, a volte ti senti inerme, ma questo è proprio tipico non solo di Vitorchiano a mio avviso, ma della Tuscia, perché ci stanno massacrando con i pannelli solari, con le cose più strane, le pale eoliche dappertutto. Io almeno penso per il paese mio. Sì, però, è la nostra terra, cioè noi non possiamo intorno, però se c'è un problema io penso che a paese mio non eravamo. Quando io ti dico che allora io dicevo troveremo la sala stracolma stasera. Invece la sala è mezza e in piazza solo ti fermano e ti dicono questo, ti dicono quest'altro. Qui ci hanno paura di metterci la faccia e allora qui ci sono le difficoltà. Se voi non ci date una mano, non ci date coraggio, poi dice: oh, ma io ho 70 anni, la vita mia, ho i guai miei, mi metto a sede, mi metto lì, mi metto da parte. Io ho la digna e non sono bugiardo. Perché questi sono bugiardi! No, io dico sempre che quando il diritto di una persona è negato, l'incontro con il comune, un ristretto da questo comunicato, il comitato, adesso tutto chiedere un incontro con il sindaco, gli assessori. Ma questi se facendo te danno tutti i desideri, già l'hanno scritto, ma non serve. Uno si deve affrontare. Se loro non lo vogliono fare, si fa una manifestazione dei cittadini. Certo. Soltanto saremmo solo noi. Se oggi ci avevamo la sala piena e dicevamo allora noi andiamo a chiesa, andavamo giù tutti, il comune che faceva il culo così, quando vedono che sta la sala piena questi dicono. Ma infatti l'hanno mandato apposta un consigliere di minoranza che è passato alla maggioranza perché
Comunque dicevo questo, che a me mi dispiace perché vedo pure dei bambini, dico sempre che se la libertà, il diritto di una persona è negato, è a rischio, siamo tutti a rischio, perché oggi tocca a me, domani a te, dopodomani a te, cioè il fatto di rispettare quelle che sono le leggi è importante, dobbiamo provarci tutti. Ora, che proprio chi ci dovrebbe tutelare? Intanto l'acqua non la staccano perché è un diritto. Ma io ho due bollette che non pago. Qualcuno non pagare, l'acqua non la ma apposta. Ma allora è da fare una riunione con questo comune e dire guarda che noi da soli non paghiamo più. Se non hai fatto questo, se paga più le bollette, tutto italiano. Te l'ho detto che se fa la barba al ministero, alla stazione come i barboni. E senti la situazione, se loro non rispondono, Maria Grazia, lui che dice, tanto la giunta comunale l'unica cosa che dirà è colpa della parete. Noi diciamo questo, già diciamo che è colpa della parete. Ma pagate non ho capito, la giunta comunale e il sindaco a dire la colpa è della parete. Io sono facciamo prendere in giro un'altra volta, ma io non lo so, però facciamo una manifestazione direttamente sotto il comune. Se rimaniamo così non risolviamo il problema. Se la forza è solo quando ci stiamo riuniti da soli proprio ai carabinieri. L'acqua è assolutamente un diritto, è un bene primario, è un bene primario. Comunque famo la riunione con quelli che comunque. Io sono la prima. Io ci vengo perché a me non me ne può fregare di meno. Tu c'hai un gruppo d'amiche, no? Ciao, per farti capire. Lei sai come ragionano. E so amiche anche mie, e so ancora. Però io le so come la pensano. Hai capito? Le sai amiche. Le sai. Ma le sai a me che mi hanno detto uno della mia amica, dice sinceri tu l'hai spesi uguale. Sincero io, i miei nipoti o i figli dei miei nipoti non ce le mandavo all'asilo sotto la cava a respirare polveri sottili. Hai capito? Comunque prima tocca risolvere il problema dell'acqua, della connessa e del depuratore. No, sì. La casa non è frega niente. Ha ragione.